Hola! Ho avuto una nuova idea. So che non è proprio una nuova idea, però ho deciso di farla io, quindi per me è una nuova idea. Un pochino di tempo fa ho fatto un sondaggio dove chiedevo che tipo di make-up avreste voluto vedere. Ma questa domanda l'ho fatta più di una volta, mi è capitato più di una cliente a cui io facessi questa domanda e ricevessi sempre o spessissimo la medesima risposta, cioè: voglio un trucco semplice da tutti i giorni. Così ho detto: ma perché anche io devo far vedere Makeup Pro, dove ce ne sono una quantità infinita di truccatori super bravissimi a, insomma, farvi vedere come realizzare chissà che trucchi? Io ho pensato di spostare l'obiettivo su qualcosa di totalmente diverso, quindi proporvi una sorta di filo continuo. Quindi farvi vedere che la possibilità di trucchi facili, semplici e veloci da fare sono infiniti. Questo è il trucco che vi farò vedere dopo. Giuro, è una cavolata. Ma veramente una cavolata. Cioè, nulla di difficile. L'uso dei pennelli è davvero ridotto. Quindi detto questo, vi lascio al video. Spero che il video vi piaccia. E soprattutto, trullo di tamburi. Lo pubblicherò anche su YouTube, cioè farò questa roba sconvolgente. Niente, siete meravigliose, io vi amo tutte. Baci. Scopriamo insieme che cosa ho comprato io da Wycon. È stato un problema perché ho comprato veramente troppe cose, ma da Wycon c'erano un sacco di sconti e il 3 più 1, quindi acquistavi tre pezzi e un pezzo te lo regalavano, il meno caro, ovviamente. Ho preso un bel po' di pennelli perché mi piacciono un sacco i pennelli di Wycon, ottima qualità prezzo. Due fondotinta, questi sono il Pro Radiance Healthy Glow Foundation Anti Pollution. Correttori e sono i Liquid Concealer. Ho preso il numero 109 e il numero 110. Matite e andiamo sia sulle matite sopracciglia. Ragazze, io ho queste qua, le ho provate per caso, mi sono innamorata. Si chiamano Microblading Effect e sono matite sopracciglia automatiche. Io ho preso la 2, la 4, la 5, la 6. Poi matite occhi, ho preso matite waterproof sfumabili. In questo periodo sono impazzita con i marroni. Cioè, già li ho sempre amati, però in questo periodo li uso tantissimo come matite di base e evito a grandi linee il nero. E ho preso di Wycon la 106, 107 e 108. Ma non me la potevo far scappare perché costava solo 9,90 euro. Ho preso comunque la Born to be Wild, la 02 Rosa Safari. E direi che per 9,90 euro, cioè era impensabile non acquistarla. Sto adorando gli highlighter in crema perché tendenzialmente li uso quando vado a fare la base. Glam Light ha questo puffino che dopo andiamo a provare. Questo è il numero 04 Roses. E in ultimo, ma non ultimo, perché sono entrato e ho detto: io adoro i gloss, nonostante la mascherina, quindi li sto usando pochissimo, ma io li adoro, soprattutto se sono trasparenti e hanno i glitter. Mi piacciono tantissimo. Poi mi sono innamorata del pack perché il pack lo trovo super. A me ricorda tantissimo Giorgio Armani. Bello, bello, quindi io direi: partiamo. Base veloce, super fresca. Per tutte le mattine vi faccio provare i nuovi fondotinta. Come li applico io i fondotinta quando sono di corsa la mattina? Beauty Blender ne metto un pochino sul dorso della mano. Poi prendo un'altra frisa. In piemontese frisa vuol dire pochino. Perché li prendo tutti e due? Perché il primo, l'NC15, è troppo chiaro per me, fortunatamente. Mentre questo è troppo scuro. Quindi io avrei avuto bisogno di un NC20, lo creiamo noi. Altra cosa che aggiungo, tante mi chiedete perché non posso usare le mani, oppure va bene usare le mani per il fondotinta? La risposta è sì, cioè nel senso, il fondotinta stendetelo come meglio preferite, però c'è tanto spreco di prodotto, cioè per quello che riguarda me io non lo consiglio tantissimo perché sprecate tantissimo prodotto. Prevo insieme il fondotinta e inizio a lavorarlo meo in questo modo. Ha un profumo che mi ricorda un po' i prodotti tipo anni 90. C'è chi adora i profumi nei cosmetici, chi li odia. A me
A me invece piacciono, però dipende dai profumi, perché se i profumi sono tipo questo, voilà, l'ho prelevato tutto. Lavoro bene anche nella zona del contorno occhi. Perché il fondotinta nella zona del contorno occhi? Perché il fondotinta vi permette di andare già a ridurre quelle che sono le discromie della zona perioculare. Quindi, se voi mettete subito il fondotinta, andate a ridurre anche la quantità di correttore che dovete mettere. Correttori. Io uso il 109 perché è un po' più chiaro. Quello che mi serve è andare a creare luminosità. Quindi andiamo a illuminare la zona del contorno occhi e la zona T. Io faccio semplicemente questo. Questo correttore è abbastanza fluido. Ecco, questo si assorbe subito. Mi piace molto questo correttore. Io non amo troppo i correttori pastosi, anche perché non vanno bene per tutti. Chi ha un contorno occhi molto segnato fa più difficoltà e soprattutto mette in risalto le rughettine. Quindi meglio che siano un pochino più sottili. E voilà, al momento io ho fatto tutto con la Beauty Blender. A questo punto che cosa devo fare? Io voglio andare a illuminarmi di mezzo. On, qui mi dice on, off. On. Wow. Schiacciamo. Sì. Inzuppa il cushion e lo vado a mettere nella zona zigomatica. Lo richiudo in maniera tale che il prodotto non faccia questo. E volevo farvi vedere un bel pennellino con cui stenderlo. Ecco, questo per esempio si chiama Light Detailer Highlighter Brush. Quindi in realtà lui è proprio per questo. Tac, carinissimo. E lo vado a lavorare. Ok, secondo me è. Io l'ho preso più che altro questo pennellino carino, però si vede bene. Per contorno occhi e per la cipria, sempre da usare sul contorno occhi o per fare super sfumature. Io non amo troppo l'illuminante, nel senso che l'illuminante sì, ma no effetto salmone appena pescato. Quindi cerchiamo di dare questo effetto molto fresh, ma con calma. Cipria, vi faccio vedere una delle mie ciprie preferite. È la Fenty Beauty nella colorazione banana. È una cipria in polvere libera, ha una profumazione secondo me deliziosa e la vado a prendere con questo pennello di Wycon. Questo è il Pro Flame Face Powder Brush e infatti questo tipo si dice che è proprio il pennello per la cipria. Carino. Vi consiglio tutti questi pennellini un po' appiccicati perché sono molto comodi. Sia per la zona del contorno occhi, quindi non andate a esagerare, ma soprattutto perché riuscite a mettere il prodotto dove serve senza applicarne troppo. Una delle cose che adoro di questa cipria è che è sottilissima, ma riduce drasticamente i pori. Guardate che viso fresco, appena sveglio. Come se avessi dormito 14 ore, ma non è così. Step successivo, le sopracciglia. La questione sopracciglia cercheremo di vederla con molta, 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 moltissima calma. Io ho deciso di usare la Chocolat 04. Le mie sopracciglia non sono molto uguali, anzi, e soprattutto nella sopracciglia sinistra manca tutta questa parte qui sotto. Poi vado pianino, 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 pianino a colorare dentro. Comunque, le sopracciglia ti cambiano la vita. Voilà! Cercate di farli più uguali possibili. Abbassate anche il viso per vedere se l'altezza delle sopracciglia, quindi questa parte qui, che è la parte più alta, è insomma in linea. Adesso entriamo nel vivo del make-up. Quindi un trucco occhi velocissimo da fare la mattina senza tempo, ma che mi dia un meraviglioso risultato. Quindi, matita marrone sfumabile, io in questo momento ho preso la 106, questo si chiama Crazy Chocolat o Crazy Chocolat, non lo so, io ho un po' di problemi con le lingue. Vado a fare una riga infraccigliare e quindi
facendola infarcigliare deve essere il più possibile attaccata alle mie ciglia e coloro non tutto l'occhio, ma più o meno metà. Munita di pennello, io questo ve lo consiglio tantissimo come pennello, questo è un pennello a penna, questo è il primo che però acquisto di Wacom, si chiama E09 e inizio a sfumare la mia matita perché questo è waterproof, quindi mi devo muovere, devo fare prima un occhio poi un altro e inizio a sfumarla. La sfumo verso l'esterno e la sfumo verso l'interno. Sfumino, 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 sfumino. Se volete sfumarla un pochino di più, prendete uno pennello da sfumatura più grosso. Questo è, si chiama E13, sempre di Wacom. Fa tipo effetto eyeliner. Adesso il mio consiglio è quello di prendere un ombretto, perché l'ombretto vi serve per andare a fermare la matita. Io voglio provare i nuovi ombretti della palette Rose Safari, quindi riprendo sempre il mio pennello a penna, prendo il secondo opaco in alto, elimino l'eccesso e lo vado a tamponare dopo ho messo la matita. Anche qui sfumo verso l'esterno e verso l'interno. Dopo che ho sfumato e fermato la matita con l'ombretto, prendo un cotton fioc pulito. Questi sono quelli a punta, ma se volete prendetene anche uno normale e delimitate la vostra sfumatura. Se voglio, prendo ancora un pochino di correttore per definire ancora meglio. Lo rilavoro con la Beauty Blender e finisco con sempre il mio pennello sporco di cipria, quindi lo vado a fermare. Mascara, che mascara uso? Io uso il Bambi Oversize Eye Disney in collaborazione con L'Oreal, bellissimo, stupendo, mi piace da morire. Nonostante abbia lo scovolo in silicone, mi piace da morire. Di solito non mi piacciono tanto con gli scovoli in silicone a pettinino che sono un pochino più durettini, mentre lui lo adoro. Mascara sopra sotto? Ovunque, se potessi, lo metterei anche sotto le ascelle. Vado a dare tridimensionalità al mio viso con un leggero contouring in polvere con un bronzer. Questo è il Velvet Bronze di Neve Cosmetics. Per me è uno dei più belli perché ha una formulazione cipriata, quindi in realtà non va a creare macchie, ma è una cipria in realtà scura, è una cipria bronzer. Top. Non ho il pennello di Wacom, non ho preso nessun pennello ciccione di Wacom. Questo è un pennello vecchissimo che comprai probabilmente all'inizio della mia carriera della Elf, quindi probabilmente questo pennello avrà qualcosa come 9 anni. Però devo dire che nonostante non sia più morbidoso come i pennelli che vanno adesso, eccetera, c'è ancora. Quindi se trattate bene i pennelli, se li lavate bene, loro veramente resistono nel tempo, anche pennelli che magari sono costati non troppo. Finiamo con le labbra. Abbiamo detto labbra tipo J-Lo. Facciamo il discorso che io non amo il contorno labbra che arriva in sotto la narice, ma un pochino possiamo uscire. Allora prendo la Long Lasting di Essence, chiama Long Lasting Lip Liner e dovrebbe essere la numero 05, no? E ci deve essere un minimo di punta. Lei mi piace moltissimo perché oltre a durare tanto è morbidissima, quindi vado a disegnare il contorno labbra, ma lo disegno un millimetro fuori da quella che è già la mia riga naturale. Vi consiglio, se non siete praticissimi nel disegnare il contorno labbra, di partire prima dall'arco di Cupido, quindi in questo modo, poi definire la parte del labbro inferiore, quindi andiamo a definire la parte centrale e poi andiamo a unire e uniamo. Vedete che sono andata leggermente più fuori. E poi unisco la parte sotto. Vado anche un pochino a riempire. Potrebbe essere bellissimo così, ma
Io voglio provare il nuovo lip gloss. Devo essere onesta, sono un po' maniacale sulla questione gloss, perché soprattutto quando sono trasparenti io li voglio vedere immacolati. Quindi se io prelevassi, cioè prendessi questo lip e me lo mettessi direttamente sulle labbra, lo scovolino si sporcherebbe e questa cosa per me è inaccettabile. Quindi che cosa si può fare? O pennellino e lo vado ad applicare, oppure lo mettete sulla mano e sempre con un pennellino o con un polpastrello lo andate ad applicare. Però anche le mani devono essere pulite. Quindi il dorso della mano deve essere pulito. Quindi, allora, intanto sa di buono. E ne metto polpastrello e... No, vabbè. È stupendo. Allora, vi consiglio solo la parte centrale perché è quella che fa un po' più repulp. È bellissimo. No, no, stupendo. Approvato. Ragazzi, questo è il make-up finito. Vi chiedo due cose. Se vi piace, mettete un like, non so come si dice, però questa cosa mi piace molto dirla. Se avete domande, fatemele. Se volete vedere qualcosa in particolare, scrivetemelo. E detto questo, a presto.